Studio è un software professionale per la gestione dei clienti e delle pratiche. Ovviamente, prima di poter essere utilizzato al meglio, c'è bisogno di andare a effettuare delle impostazioni utente. Impostazioni utente dove sono richiesti i dati del tecnico che sta utilizzando Studio. Questi dati verranno poi riportati ovviamente in alcune pratiche e anche in intestazioni di alcuni documenti. Si parte dai dati generali del professionista che sta utilizzando Studio, se nel titolo non c'è la professione della quale ti occupi, basta cliccare sul tasto più e puoi andare ad aggiungere un titolo che poi ritroverai nel menu a tendina. Qualche dato è già stato inserito, vado solo a compilare. Moretti Luca nasce a Milano. Quando ho individuato il comune, clicco, in automatico il comune viene inserito, data di nascita 10, mi sposto con la freccia 01 1951, sesso maschile, posso scrivere il codice fiscale oppure farmelo generare direttamente da questo calcolatore. Partita IVA, residente a Cusano Milanino. Ho individuato il comune, clicco e in automatico mi riporta provincia e CAP. Indirizzo l'avevo già inserito precedentemente. Dati di iscrizione al collegio ordine li ho già riportati, vanno ovviamente compilati. Mi soffermo sul logo intestazione. Io posso inserire a questo punto il logo del mio studio tecnico. Questo logo, così come è stato inserito, in alcuni documenti che produrrà studio, verrà riportato a sinistra. A destra verranno riportati tutti i dati che ho inserito, relativamente, al professionista. Nel caso in cui io non desiderassi questa impostazione, cioè logo a sinistra e dati a destra, ma volessi inserire una intestazione mia personalizzata, perché già ce l'ho casomai, vado a selezionarla sempre come immagine cliccando sul tasto sfoglia, andandola a recuperare, ma dovrò impostare che l'immagine selezionata è un'intestazione. Quindi non verranno presi in considerazione i dati che ho inserito qui sui documenti, ma verrà presa in considerazione unicamente l'immagine dell'intestazione che io mi sono precedentemente creato. Io lascio il logo e passo a quelli che sono i dati contabili che riguardano quelli della mia banca con l'IBAN ed eventualmente il regime fiscale, ad esempio se sto operando nel regime fiscale dei minimi. Questa dicitura che vado a inserire qui dentro verrà riportata sulle fatture che poi andrò ad emettere. Dati fiscali, qui ci sono i dati cassa previdenziale, IVA e ritenuta d'acconto. Ovviamente posso andarli a digitare, posso scriverci quello che desidero. Ovviamente devo attivarli cliccando su questo checkbox. Posso scegliere una IVA, se non c'è l'IVA che desidero da questo menu a tendina, posso implementarla andandola a inserire qui dentro, nuova aliquota IVA al 21%, così poi me la ritrovo all'interno di questo menu. Io lascio il 22 in questo momento ed eventualmente la ritenuta d'acconto. Quindi basta attivare il box relativo e andare a inserire quella che è la ritenuta d'acconto se c'è. All'interno del campo sicurezza invece io posso andare a impostare un username e una password che mi verrà richiesta ad ogni avvio di studio. Quindi se dovessi necessitare di una certa privacy o protezione dei dati, ovviamente potrei tranquillamente aggiungere delle credenziali. Quindi qui potrei andare a scegliere la mia username, non so, chiamiamolo Moretti Luca, andare a digitare la password, confermarla e cliccare su ok. A questo punto potrei andare a proteggere il mio software con una password. Ecco qui inserite con successo, viene riportata, ovviamente potrò successivamente modificarle, ma se dovessi in questo momento chiudere studio e poi riaprirlo, mi verranno richieste username e password. All'interno di impostazioni è possibile andare a settare diciamo, è possibile andare a sincronizzare studio con un eventuale calendario Google, ma a questo abbiamo dedicato un video a parte.